Beh, anche l'Italia può vantare un robot di ultima generazione unico nel suo genere. Mentre i suoi antenati erano programmati per compiere determinate azioni, lui invece impara proprio dai suoi stessi errori. Adesso io vi dico il suo nome, si chiama iCub e il resto ve lo racconta il prossimo filmato, guardate. Ha 2 anni e pesa 22 kg, si chiama iCub ed è un cucciolo di robot. Un prototipo sviluppato all'Istituto Italiano di Tecnologia, che è diventato un vanto per la ricerca italiana, tanto da attirare l'attenzione della politica nazionale ed internazionale. La specie più evoluta di robot in grado di apprendere come un essere umano. Quello che vedete è iCub, il robot umanoide, è composto da 53 motori. Sono dei motori elettrici che rappresentano un pochino i muscoli del robot e poi dei cavi, questi sono cavi d'acciaio che rappresentano i tendini, quelli che trasmettono il movimento ai giunti del robot. iCub è in grado di muovere la testa, quindi il collo, il busto, le gambe, le braccia e le mani. Un robot simile all'uomo nell'aspetto e nella naturalezza dei movimenti, il risultato di numerosi studi e tentativi iniziati nei primi anni 90. Ma non sono le sue abilità motorie a renderlo unico al mondo. Ci sono molti altri robot umanoidi nel mondo, in altri laboratori di ricerca. Alcuni corrono più veloci, altri saltano più alti, altri sono molto più forti e veloci di iCub. Una nostra caratteristica, diciamo, principale è quella di cercare di sviluppare l'intelligenza del robot, quindi la sua capacità sostanzialmente di imparare. Al contrario di altri modelli di robot in commercio, programmati per compiere solo determinate azioni, iCub riesce a percepire il mondo che lo circonda e impara a fare sempre più cose, con un'intelligenza paragonabile a quella di un bambino di 2 mesi. Basta avvicinare una pallina rossa ed ecco che questa attira la sua attenzione senza alcun comando da parte dei ricercatori. È la prima volta che vede questo oggetto, quindi proprio come farebbe un bambino, prima studia la pallina con lo sguardo, poi prende confidenza con il tatto. Un'operazione piuttosto elementare per noi umani, ma non per una macchina. La cosa difficile da fare è far imparare le macchine, no? Far sì che imparino guardando noi, per imitazione, perché noi diamo certi comandi, eccetera. La sfida, infatti, è quella di renderlo autosufficiente e in grado di imparare conversando con gli esseri umani che lo circondano. I ricercatori hanno organizzato una dimostrazione per Eva. Le capacità del robot sono state azzerate come se fosse appena nato. In questo modo potremo assistere alle prime fasi del suo apprendimento. Il robot ha individuato questo nuovo oggetto, ma per il momento non sa come si chiama e giustamente chiede informazioni. Could you spell the word for me? F-R-U-I-T. E infatti l'oggetto che prima era misterioso ora per iCub ha un nome. Now I know what the fruit is. Vediamo se ha veramente imparato la lezione. Where is the fruit? I think this is the fruit. Am I right? Yes, you are. Bene, ora sa cos'è questo frutto e sarà in grado di riconoscerlo per sempre. Infatti, se viene spostato, iCub lo riconosce comunque. I think this is the fruit. Lo stesso vale per i movimenti. iCub, proprio come un neonato, non sa afferrare un oggetto. Gli viene insegnato e da adesso in poi potrà compiere questa azione da solo. Touch the fruit. Okay, I will touch the fruit. Nella ricerca del robot in grado di pensare come l'uomo, la strada è ancora lunga. Ma cosa dobbiamo aspettarci da iCub nei prossimi anni? Stiamo comunque lavorando sulla camminata di iCub e pensiamo che nel giro di qualche anno il robot possa andare in giro per il laboratorio, afferrare oggetti, spostarli. È una macchina che sia in grado di lavorare con noi come se fosse un essere umano, sostanzialmente, quindi l'apprendista artificiale, no? Quindi che abbia queste capacità di fare cose insieme a noi e di imparare da noi a farne altre, no? Quindi questo è l'obiettivo a lungo termine. Ciao iCub, ci vediamo quando sarai grande.